amici cari, qualcuno di voi è riuscito a seguire, vorrei capire chi di voi è riuscito a seguire il corso online che abbiamo cercato di farvi arrivare durante il lockdown, che si intitolava Giù la maschera. Chi di voi l'ha visto? Bravi. Chi non l'avesse visto, dopo vi dico, dovrebbe essere ancora disponibile la visione, perché ho cercato proprio pensando a voi che magari non ne avevate avuto notizia, che lo potevate vedere adesso magari durante questo periodo, eccetera. Ciao! Sentite, ma vi è piaciuto Giù la maschera? Sì, grazie. Ci tenevo molto. Secondo me è stata una cosa importante fare quel corso lì, perché la cosa più importante, ma non potevo saperlo, ma dovevo prevederlo, quando ho concepito per cui a Cernusco il corso Cronache Terrestri, che è l'ultimo che abbiamo fatto qui in presenza 2 anni fa ormai, non potevo prevedere il Covid, ma dovevo prevederlo, e infatti l'ho fatto, cioè nel senso di dover prevedere che nello spirito del tempo che stavamo vivendo c'erano tutti i temi che poi sono stati all'ordine del giorno durante il Covid, ma perché anche senza il Covid quei temi erano nello spirito del tempo. In questo senso, durante Giù la maschera vi dicevo che era in qualche modo inscritto nell'aria quello che stava per succedere: confini, paure, incoscienza generale dei pericoli, e tutte le cose di cui abbiamo parlato attraverso la fantascienza che poi si sono rivelate vita quotidiana ancora oggi durante il Covid, eccetera. Cioè, se andate a rileggere nella memoria tutto quello che ci dicevamo durante l'apparente corso di fantascienza, che in realtà era, appunto, come denunciava il titolo, una cronaca terrestre, e avrei potuto dire cronache contemporanee terrestri, io ogni giorno che ho passato da quando da Wuhan sono arrivate le prime notizie non ho fatto altro che dirmi: ma è incredibile, ma ne avevamo parlato quella sera parlando di i film, che l'invasione di Ultracorpo, piuttosto che District 9, piuttosto che tutte quelle cose che ci eravamo detti durante l'apparente fantascienza, che in realtà, vi ricordo, la fantascienza parla sempre di noi qui e ora. Quindi quello più Giù la maschera, che era un'esplicitazione invece addirittura anche del quello che ci può attendere e quello che comunque ci attende da oggi in poi come azioni e riflessioni che dobbiamo fare. Elena, ti do la parola. Intanto volevo ringraziarvi. Così ti si vede nel film. Io sono anche il regista dell'inquadratura. Qui si faccia la voce, faccia la X. Volevo ringraziarvi per essere venuti, caso che aveva l'effetto Covid sugli spettatori, non ci sarà nessuno, sicuramente. Niente, grazie per essere venuti ancora, piacere veramente vedervi in presenza. Dietro giù. O dietro, o oltre. Dietro lo schermo è diventato maggiorenne, questo è il 18° anno. Il 17° l'abbiamo fatto online. Sapete che ci sono dei posti dove avevano preso anche lì il titolo dentro lo schermo, che avevo inventato, non mi ricordo perché, quando, 20-25 anni fa, per quale chissà quale cosa. C'è tutta gente che dopo 14 anni per dire così aveva mantenuto la dicitura introduzione al linguaggio cinematografico. Giustamente una volta mi ha detto: ma quanto dura questa introduzione? Niente, sull'organizzazione, purtroppo siamo messi così, nel senso che ancora ci vuole distanziamento, contingentamento,
da venerdì c'è questo nuovo decreto che pare, cioè no, ha cancellato il metro di distanza, ma non ha cancellato il contingentamento. Quindi non si capisce ancora bene come ci si deve comportare. Noi come biblioteca sapremo qualcosa di più preciso mercoledì e poi vedremo eventualmente, vabbè, voi che chiaramente vi siete prenotati avrete comunque la priorità. Nel caso si rendessero disponibili altri posti c'è già una lista d'attesa comunque. Io volevo solo un'ultima cosa, so che anche Carlo ci tiene, rivolgere un pensiero a una persona che vabbè, voi vedevate negli ultimi anni qui, che ci aiutava a sistemare il proiettore piuttosto che il PC, apriva le porte della biblioteca, e che è stata proprio una delle prime persone morte di Covid a marzo dell'anno scorso. Noi dovevamo cominciare il corso, tra l'altro, poi vabbè, interrotto tutto. E la signora che lavorava qua proprio comune, ve la ricordate tutti, secondo me, se rimemorizzate le situazioni. Sì, ci teniamo molto, al di là del rispetto, dell'amore umano per la persona, perché io personalmente, ma credo anche Elena, in generale è sempre molto importante rendersi conto che quando ci sono delle iniziative di qualsiasi tipo pubbliche, tutti coloro che vi partecipano hanno importanza strategica fondamentale. Quindi la persona che parla di volta in volta al microfono può farlo grazie al fatto che esiste una persona che apre le porte, che dedica il proprio tempo ad accendere luci, aprire, chiudere porte, sbaraccare, mettere cavi, eccetera. Senza questo tipo di lavori, impegni, crollerebbe tutto. Questo è sempre molto importante ricordarlo, perché vedo che ci sono molte persone che hanno perso completamente il senso della, oltre che dell'umanità, anche proprio della comunità, e che ad esempio parlano di libertà qui, libertà là, non rendendosi conto. Beh, io ad esempio mi rendo perfettamente conto, perché ad esempio dicono ma le tasse sono troppo. Sì, le tasse magari saranno sbagliate, eccetera, però io ad esempio ogni volta che vengo qui sono consapevole di esserci arrivato attraverso un'autostrada e una strada provinciale ed entrare in un edificio che non ho costruito io, e non è che è piovuto dal cielo, è frutto di una intensa rete di relazioni, lavori, mestieri, impegni pubblici, sociali, di comunità, sempre bene ricordato. E tutte le persone che ne sono partecipe, secondo me, sono appunto degne di un applauso, soprattutto quando sono ancora vive, e ovviamente però se non abbiamo fatto a tempo a farlo, allora facciamo volentieri adesso. Quindi grazie. Questa è l'introduzione, che non avevo previsto di legarla a questa triste notizia. Era però comunque l'introduzione inevitabile a questo corso, le città visibili. Allora noi di cosa parleremo in questo corso? Parleremo molto semplicemente del rapporto tra cinema e città, cioè come il cinema mette in scena gli ambienti urbani. Facendo questo però non è escluso, ed è ovviamente uno dei miei intenti, che noi cittadini che abitiamo, percorriamo le città, piccole o grandi che siano, da turisti o da residenti, ci si renda conto meglio delle comunicazioni che le città fanno a noi e dei sentimenti e delle idee che le città inducono in noi. Anche questa cosa qui non so se a tutti è chiara e in tutti è nelle coscienze. Di sicuro l'osservazione di come il cinema tratta gli ambienti urbani è molto illuminante, anche per riscoprire non solo
cosa sono le città dentro lo schermo, ma cosa sono le città intorno a noi nella nostra vita reale, quotidiana. In più, in tutto questo, naturalmente, quando faccio questo discorso, perché dicevo, era comunque l'introduzione prima legata anche a quello che vedremo, perché introduzione inevitabile è ricordare a tutti che le città sono soprattutto una fitta rete di relazioni. Relazioni lavorative, relazioni interpersonali. Le città nascono per questo, soprattutto per il lavoro, ma siccome coincide tutto questo anche con un aumento, il secolo scorso, un aumento, l'invenzione suprema del secolo scorso, come ci siamo detti altre volte, che è il tempo libero, secondo me, beh, questa grande invenzione che ha consentito a molti di noi di prendere coscienza davvero della nostra stessa anima, e cioè del fatto che nella vita la realizzazione di noi stessi come persone sia uno degli obiettivi. E quindi fitta rete di relazioni lavorative, ma anche fitta rete di relazioni interpersonali, amicali, di scoperta di sé e degli altri, beh, le città sono un motore e un luogo ovviamente enormemente proficuo da questo punto di vista. Naturalmente però lo possono essere anche in un senso negativo. Ti preannuncio che molto spesso il cinema ha dato uno sguardo negativo sulle città, non perché le città siano solo un luogo di alienazione e di disumanizzazione, ma anche perché probabilmente espressivamente è stato sentito come naturale per gli autori di cinema individuare nella città un luogo dove evidenziare proprio plasticamente, visivamente, ciò che gli artisti inevitabilmente in quest'epoca dovevano segnalare, e cioè la progressiva disumanizzazione del genere umano, che è un grosso problema di oggi, che gli artisti quindi devono affrontare, che i critici devono sottolineare, e per questo motivo la città, al cinema, forse ha percentualmente più lati negativi che positivi, però vedrete che evidenzieremo il più possibile anche quelle positive. Addirittura ci dedico la penultima serata totalmente, quella che ho intitolato Il poetico urbano, proprio a capire come quelle stesse cose che potrebbero inquietare di una città possono anche essere forse fonte di nuovo sguardo poetico. In tutto questo ci aiuterà questo libro che sarà sempre con noi, cioè Le città invisibili di Italo Calvino. È chiaro che il titolo è preso a prestito, no? È un gioco di parole facile, ma secondo me quanto mai opportuno, dalle città invisibili di Calvino, che sono città immaginarie, ma sono città metaforiche. Ecco, siccome la serata di stasera, infatti, l'ho voluta proprio intitolare Le metafore abitate, che è la definizione che darei io delle città cinematografiche, forse anche delle città reali. Le città al cinema sicuramente sono delle metafore abitate, cioè sono dei luoghi che vogliono dire qualcosa al di là del loro essere Milano, Berlino, Roma, magari riprese dal vero, oppure ricostruite a Cinecittà, negli studi, in cartapesta, sarà l'argomento della prossima serata. Ma in ogni caso, al di là del loro essere Roma, Berlino e quant'altro, le città vogliono dirci qualcosa che va oltre il loro statuto geografico. Ed è per questo che le metafore, le invisibili metafore cittadine di Calvino
ci aiuteranno ancora di più a illuminare in modo nitido il discorso che vogliamo evidenziare attraverso le città filmate. Io vengo da Roma e da Roma e a Roma vi faccio arrivare. Vi faccio arrivare subito, siccome volevo evidenziare subito due aspetti che vedrete ricorreranno e saranno evidentissimi in questo corso. Beh, niente di meglio dell'incipit della Dolce Vita, che insieme abbiamo visto varie volte. La Dolce Vita di Fellini è scelto anche per un altro motivo, perché è il film chiave della disumanizzazione del nostro tempo, filmata sul farsi di tutto questo processo, che probabilmente, perlomeno per Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, che scrivono la sceneggiatura della Dolce Vita, coincide con la mutazione antropologico-filosofico-esistenziale del genere umano. Perché cosa succede in quegli anni? In quegli anni, io direi, loro non lo dicevano, lo dicono in modi meno tranchant e didascalici di quelli che dico io, che però non sono un artista, quindi perdonatemi questa didascalicità. Io dico, in quegli anni il mondo reale diventa il mondo mediatico, e quindi noi esseri umani diventiamo esseri mediatici, cioè le cose esistono se sono trasmesse attraverso qualche mass media. Oggi ricordo che internet è un mass media, e lo capite subito quanto è stata pervasiva questa mutazione. All'epoca inizia a esserlo la televisione, lo è già da tanto tempo il mondo dei giornali, dei rotocalchi, della radio, della fotografia pubblicitaria e scandalistica. La Dolce Vita si fonda su tutto questo, sulle foto scandalistiche dei giornali dell'epoca. E il protagonista principale, Marcello Mastroianni, vi ricordo, di mestiere fa proprio questo. È un giornalista che racconta le feste della Hollywood sul Tevere, come era chiamata la Roma dell'epoca, dove arrivano divi e quant'altro, sempre accompagnato dai suoi amici fotografi. Il suo collega fotografo, che lo segue sempre per fare insieme i servizi, si chiama di cognome Paparazzo, e da lì noi da quell'epoca chiamiamo paparazzi tutti i fotografi di questo tipo. Ma l'incipit della Dolce Vita, mi ricordo quando lo rivedo a 18 anni e mi folgora fin dalla prima inquadratura, perché subito dalla prima inquadratura io mi dico, come ci eravamo detti quando abbiamo dedicato un intero corso qui alla Dolce Vita, mi dico, ma come avevo fatto a non rendermi conto che è un film spirituale, anzi il film più spirituale che io abbia mai visto, e che racconta non la Hollywood sul Tevere e la Dolce Vita, tra virgolette, degli anni 59-60 a Roma, ma racconta il mondo contemporaneo ovunque, il mondo mediatico in cui, che abbiamo costruito intorno a noi, forse senza rendercene conto. È in questo mondo che arriva l'elicottero sopra il quale c'è Marcello Mastroianni con Paparazzo, ma che a sorpresa, per uno spettatore che si aspetta Anita Ekberg, trasporta Gesù Cristo. Ma un Gesù Cristo è lì trasportato, come se fosse un ferito, e che suo malgrado è spettatore di una nuova civiltà che sta crescendo e sta edificando una nuova città sulle rovine di quell'antica. Né l'una né l'altra sono particolarmente cristiane, quell'antica era pagana e quella nuova è ancora più pagana di quell'antica. L'incipit stupendo ci fa anche capire quanto sia sempre documentario il cinema. Guardiamoci questo inizio della Dolce Vita e ci facciamo un paio di riflessioni. Come vedrete,
la ginepresa dall'alto indugia, o dal basso ma evocando l'alto, indugia sulla costruzione di nuovi edifici. È una città che si sta edificando, e quando vediamo da vicino dei palazzi, sono palazzi nuovissimi, appena abitati. Abitati come? Da che tipo di umanità? Con che tipo di sguardo? Vediamo. Come avete visto, c'è quasi un precipitare giù improvviso, no? Quando si entra nel nightclub notturno, dal giorno in alto si precipita la notte giù in basso, in pieno paganesimo, in piena Babilonia, perché non è un caso che questo strano rituale di questi danzatori sia la prima inquadratura di quello, poteva esserci qualsiasi altra cosa in questo nightclub, no? Invece viene subito evocato un non so che di, ho detto Babilonia, forse facevo meglio a dire di Sodoma. Cioè, io non so che città sto vedendo. Io credo di vedere Roma. O meglio, Fellini prende in prestito Roma per parlare di una città ideale, una città dell'anima, un luogo dell'anima, che è in realtà il contrasto, che forse abbiamo dentro di noi, fra alto e basso, fra superficie e profondità, tra inferno e paradiso, fra cielo e Sodoma. Potete definirle come meglio pensate voi o credete voi. Di sicuro, però, per tutto il film, io vedo continuamente una Roma presa in prestito, una Roma reale presa in prestito per parlare di qualcosa d'altro. Se voi vi rivedete le scene con Anita Ekberg, vedrete che quando balla e appare Adriano Celentano, non a caso siamo alle Terme di Caracalla. Sono scene fatte in una città dal tempo sospeso, fuori dal tempo, o meglio ancora, un tempo eterno. Roma è la città eterna, ma la narrazione che viene fatta attraverso la metafora che diventa Roma una volta che viene filmata, va a significare appunto l'eterno universale in cui noi umani ci dibattiamo tra superficie e profondità, tra bene e male, tra perdersi nel vacuo e cogliere l'eterno. La grandezza della dolce vita è tutta qui, riuscire a raccontare attraverso quasi un documentario cronachistico di quello che succedeva all'epoca. Vi ricordo che tante scene della dolce vita sono loro tre, Fellini, Flaiano e Pinelli, le hanno dedotte dai giornalacci scandalistici dell'epoca. Loro aprivano i giornali del 57-58 e si vede un'attrice svedese, tale Anita Ekberg, che fa un servizio fotografico in cui lei fa il bagno nella fontana di Trevi. E si dicono, ecco, facciamo questo. Poi vedono una storia in cui ci sono dei bambini in un paesino che dicono di aver visto la Madonna e si scatena tutto uno scoop giornalistico. Ecco, facciamo questo. E sono le varie scene della dolce vita, capite? Quindi, un'idea di storia tratta così, che però poi diventa un universale del genere umano. Infatti ancora oggi a me viene da dire è il film del nostro tempo. Però io Roma vedo anche un documentario della Roma del 59, quando viene girato questo film. Cioè quei quartieri che io oggi frequento girandoci in auto, andando avanti e indietro proprio su quel tracciato fatto in aereo da Gesù e lì trasportato, oggi è tutto costruitissimo, quei palazzi in costruzione sono solo alcuni di quelli che nella speculazione edilizia dell'epoca vennero costruiti, uno scenario completamente cambiato, ipercostruito, e che però a me nel film mi dice subito, passando dagli acquedotti della Roma antica a questi palazzi in costruzione e poi ai palazzi nuovissimi abitati dalle
belle ragazze che prendono il sole, cioè se la godono, cioè vi ricordo quella famosa spia proprio tipica del nostro tempo, no? Per cui saper vivere, oggi quando si dice ah beh, lui sì che sa vivere, è uno che se la gode, uno che se la spassa, è uno che sa vivere, è uno che sa cogliere i lati belli della vita e al momento giusto. Quante interviste abbiamo, qui faccio anche il cronista del rotocalco, a queste giovani attrici, piuttosto che a questi giovani sportivi maschi, che molto saggiamente sembrerebbe dicono no, c'è un tempo per tutto, adesso io mi dedico alla carriera, poi a un certo punto penserò alla famiglia, poi a un certo punto consoliderò tutto quello che ho fatto. Cioè, quindi persone che sanno pianificare perfettamente i tempi della loro vita. Ecco, saper vivere è questo. Invece saper vivere è anche affrontare il Covid, affrontare la morte, affrontare le separazioni, affrontare tutte cose che non so se sono nella definizione di saper vivere corrente. Ecco, quelli invece sono gli anni in cui si fonda questa idea di più che trovare me stesso nel profondo, realizzare me stesso nel piacere, che è una cosa di più che legittima e che anch'io faccio e che spero facciate anche voi, ma che se diventa l'unico orizzonte diventa una strada maestra in cui perdersi e perdere tutti i valori fondativi, una vera saggezza. Ecco, la longevità cerca sull'inizio, sul farsi di questa mutazione, di registrare tutto questo e di raccontarlo. Ed è stupenda questa battuta di una delle ragazze che prende il sole, che dice, guardate, è Gesù, come potrebbe dire, guardate, è George Clooney. Cioè, Gesù è una celebrity. Cioè, è già un mondo corrotto dalla mediaticità e dal cinema stesso, che però non si rende conto delle, come direbbe Cesaretti, delle ricadute spirituali di tutto questo. Io per primo posso dire, guarda c'è George Clooney, o anzi io dico, ah guarda c'è Paolo Sorrentino, c'è Matteo Garrone, che li incontro un giorno sì, un giorno no, vicino a casa mia. Ma io sono consapevole del loro essere come me, cioè che la celebrità non è un valore, è un valore il loro essere bravi, è un valore il loro andare in profondità nelle cose, non il loro essere famosi, quello è un non valore. Invece in quegli anni ci si inizia a preoccupare proprio del fatto che questo non valore diventi il valore supremo. Proprio perché circolano in quegli anni tantissimi DVD Hollywood, perché l'Italia è diventata molto a buon mercato per girare a Cinecittà i film, no? Un po' come a un certo punto gli industriali italiani andavano in Romania perché conveniva. Noi ci vantavamo tanto del fatto che arrivavano tutti i divi a Hollywood sul Tevere, e perché noi eravamo la Romania dell'epoca per loro, capite? Quindi anche tutta un'alterazione di che cos'era la realtà, no? Tutti entusiasti, orgogliosi di questo nostro ospitare Richard Burton, Liz Taylor per i film sulla storici su Roma, non perfettamente consapevoli dei giochi economici che c'erano sotto e quindi anche della patiticità del nostro italico ruolo di poveracci. Anche se in realtà in quegli anni lì poi non siamo più poveracci, siamo convenienti per loro, ma noi davvero ci arricchiamo grazie anche a loro che arrivano qui e a tutte le cose che arrivano qui. La Dolce Vita documenta, proprio documentaristicamente anche questo, cioè è una città, quella che vediamo nel film, sospesa tra un qualcosa che non è più e un qualcosa che non è ancora del tutto abitato e costruito. Solo che questo non è ancora del tutto, il film La Dolce Vita lo
connota come tendenzialmente mostruoso. Il personaggio tragico di Marcello è un personaggio sospeso tra superficie e profondità, perché lui sarebbe un vero scrittore, una persona profonda, sensibile, ma in un mondo e in un contesto del genere, in una città del genere, cosa diventerà? Il film inizia e finisce con un tentativo di comunicare: cosa, non ti sento, non capisco. Guarda caso, inizia e finisce così, perché il tentativo disperato di comunicare con gli altri esseri umani qualcosa è sempre più difficile in questa, tra virgolette, città, che in realtà è una metafora universale di un luogo dell'anima. Ecco, la cosa che però evidenzia subito la Dolce Vita, per questo ve l'ho fatto vedere come spezione iniziale, è che comunque sempre il cinema, questa è una definizione generale, il cinema è sempre documentario, sempre. Qui ha documentato com'era Roma nel 59, cioè come un documentario, anche se è un film di finzione. E ha documentato com'era Marcello Mastroianni fisicamente nel 59, vivo, giovane e bello. È sempre documentario il cinema. E se fosse stata ricostruita Cinecittà, come ad esempio la Via Veneto, che vediamo nel film, è ricostruita Cinecittà, ma è documentaristica. Comunque, uno, perché ricrea quasi fedelmente la vera Via Veneto, due, perché documenta, documentaristicamente, le capacità produttive del cinema italiano nel 1959. E un film con i supereroi Marvel tutto digitale oggi documenta la ipertecnologizzazione del nostro mondo oggi. È sempre documentario il cinema, in parte lo è sempre. E sempre, vi ricordo, altra definizione generale, il cinema non mostra mai la realtà, mai. Il cinema mostra sempre e solo uno sguardo sulla realtà, realtà reale, realtà inventata, realtà digitale, che è vissuta solo da fumettoni, uomini ragno, eccetera, ma tutto questo noi sullo schermo non vediamo loro, non vediamo il mondo Marvel, non vediamo Roma, non vediamo una città, vediamo uno sguardo su tutto questo. E lo sguardo che ho visto dall'alto su tutto questo è chiaramente uno sguardo già che induce una riflessione morale. Se avesse filmato, ambientato in altri posti di Roma o ad altre altezze, questo non sarebbe stato comunicato. Questo intendo per dire che è sempre uno sguardo quello che noi vediamo al cinema. Quindi noi spettatori la prima cosa che dobbiamo fare è decodificare questo sguardo, cioè capire: ma perché mi sta facendo vedere le cose in questo modo? Tutto chiarissimo con un altro capolavoro della storia del cinema, che è Ladri di biciclette. Questi film risaputi, o che dovrebbero esserlo, sono perfetti per capire tutto del cinema. E allora andiamoci a rivedere tre brevi pezzettini di Ladri di biciclette per capire perfettamente che cosa intendo dire io per metafore abitate. Scena iniziale di La Biciclette. Sono finiti i titoli di testa, regia di Vittorio De Sica, e subito la sceneggiatura perfetta, sinteticissima, di Ladri di biciclette va subito al sodo. Prima battuta è: Ricci! Dov'è Ricci? Ricci è il protagonista. Subito si entra nel vivo, è un appello, viene chiamato il protagonista. Perché viene chiamato? Perché c'è l'assegnazione dei lavori, il protagonista è disoccupato come tutti quelli che vedete. Ma dove si ambienta tutto questo? Questa è la città filmata. Proviamo a vedere questa pezzettina. Beh,
che il cinema sia documentario, qui è evidentissimo. Cioè, vediamo una zona di Roma che conosco benissimo, piuttosto periferica, verso la Salaria, se voi arrivate dall'Autosole, la costeggiate sulla vostra sinistra, Val Menaina, tutta quella zona lì, oggi costruitissima, anche qui, cioè tutti questi vuoti urbani, questi spazi sterrati, eccetera, non esistono più, alberi, qui inesistenti, ma anche tante case, strade, edicole, una città che è cresciuta, relazioni che si sono costruite. Qui invece siamo ancora in un mondo estremamente povero, questo lo si capisce chiaramente, ma che di nuovo mostra una città che si sta agglomerando e costruendo, quindi dove ancora tutta quella rete di relazioni anche protettive dei cittadini, istituzioni e quant'altro, non è detto che siano ancora venute a maturazione e a costruzione. E quindi gli abitanti di una città come questa che sto vedendo sono sicuramente degli abitanti molto vulnerabili. E già questo è tutto il racconto del film. Capite? Cioè la città stessa me lo sta dicendo, prima ancora che io mi renda conto perfettamente della storia e dei personaggi. Certo, subito mi fanno rendere conto che c'è questo problema del lavoro e che per avere questo lavoro ci vuole una bicicletta. Però mi è stato detto, non in un nel chiuso di un ufficio, che anche dà l'idea di qualcosa di strutturato istituzionalmente, ma all'aria aperta, che mi dà l'idea di qualcosa di improvvisato, sai come l'ospedale da campo rispetto all'ospedale, questo è un ufficio di impiego da campo, no? Ma non è neanche esatto dire questo, perché dov'è colui che dispensa lavori? Chi lavori? Al cinema ha una scala e quelli che devono riceverlo sotto. Ma questo è il primo esempio chiarissimo di come un'architettura diventa una chiara metafora di potere, in questo caso. In cima alla scala c'è chi detiene il potere, sotto ci sono quelli senza, che pendono dal basso, dalle labbra di colui che sopra può decidere del loro destino. Chiarissimo questo, no? Ma chiarissimo vuol dire che non è che allora abbiamo capito il senso di questa scena, abbiamo capito il senso delle architetture in generale. Cioè, le architetture al cinema sempre raccontano qualcosa. Poi tu giri in una città vera e ti dici, ma non è che mi dicono qualcosa e sono comunicazioni anche nella vita? E spesso ti rispondi, capita, sì, non ci avevo proprio sempre pensato, ma è chiarissima la comunicazione che mi danno le architetture, e ne parliamo. Dopo aver visto, tu riesci a cogliere questi sottotitoli, ti danno molto fastidio i sottotitoli, sono stati anche molto divertenti, io mi sono seguito tutta la scena aspettando il momento in cui avrebbe detto, oh, non stiamo a coglionasse, non hanno messo le sottotitoli. No, allora tu mi fai il romanesco che mette censuri questo al popolo. Capite quante cose si notano? Ma la scena del furto della bici è ambientata non più in queste zone periferiche. Perché? Perché lui adesso è entrato nella città. Oggi diremo ZTL, no? Roma, si usa molto questo termine durante le elezioni politiche. In centro, nel centro storico, siamo a Via del Tritone, appena fuori dal collegamento tra Via del Tritone, che poi porta a dove c'è il Parlamento, Monte Cipolla, eccetera, Piazza Colonna, fra questa è Via Nazionale, dove c'è la Banca d'Italia. Il collegamento è il luogo dove sparirà la bici, e non è casuale, non è affatto casuale. Ma guardate anche come, sì, tu fra
guardate anche il furto come viene fatto, perché è interessantissimo vedere ad esempio come viene filmato e come vengono utilizzate altri elementi urbani, a cui ad esempio noi dedicheremo addirittura l'ultima serata, il titolo Automobili, elementi urbani che qui vengono usati come ostacoli visivi / rifugi per chi volesse nascondersi, ad esempio i ladri di biciclette. E questo ci fa fare un'ulteriore riflessione che ci fa capire che cosa noi viviamo quando percorriamo le strade di una città a piedi o con gli occhi guardando un film. Vediamo allora questo pezzo. La musica già fa venire il magone a tutti, sempre. Molti spettatori sono insofferentissimi su questi aspetti del cinema d'altri tempi ed sono atteggiamenti un po' razzistici, secondo me. Cioè, un minimo di adattamento, signori, signori giovani soprattutto, e qui ne vedo pochi, però diciamocelo in giro. Cioè, un minimo di adattamento ad altri mondi è qualcosa che torna sempre utile e tornerebbe utilissimo ai giovani in primo luogo. Peccato che loro al cinema questa cosa non la capiscano spessissimo. E quindi vedono una cosa in bianco e nero, vedono vestiti, tagli di capelli, comportamenti, automobili, scenari, musiche lontane dal loro mondo e lo rifiutano. Beh, poi non lamentatevi se altri rifiuteranno il vostro mondo. Cioè, quando tu entri in questa brutta china di rifiutare gli altri mondi, finisce sempre che prima o poi vieni rifiutato anche tu da qualcun altro. Ma a parte questo, perché va a finire proprio dentro il tunnel buio questa ricerca? Lo capite che è chiarissima qui la metafora. Cioè, fra i mille posti di una città e di Roma in cui si poteva ambientare questa scena, questo furto, viene giustamente ambientato in centro, perché ti dice lui ha raggiunto lo status di quello che ormai è accettato in società perché ha ottenuto il lavoro grazie al fatto che ha dato all'amici, ha dato dei beni, no? La scena precedente, eccetera. Però mostra anche dove il tunnel vuol dire entro dentro l'incubo apparentemente senza uscita e adesso come farò a sopravvivere perché mi toglieranno il lavoro. Genialmente Zavattini e compagni scelgono di ambientare tutta questa scena, la ricerca del lavoro e della bici, il venerdì, il primo giorno di lavoro, il sabato, perché? Perché così c'è una zona cuscinetto la domenica in cui ci si può dedicare alla ricerca senza ancora essere licenziato. Perfetto congegno narrativo. Già la scelta di quando facciamo anche il venerdì, sabato e domenica. Quindi l'intelligenza dei narratori che cos'è. Ma e poi la domenica è bellissimo perché? Perché loro vivono il dramma della ricerca, mentre tutta la città intorno vive il giorno di festa spensierata. E si va allo stadio a vedere la partita. E come ci si va nel 48 allo stadio? In auto? No, in bici. Occasionissima per vedere un enorme numero di biciclette incustodite da lui che non ha una bicicletta e quindi la tentazione morale del e se la rubassi anch'io, visto che me l'hanno rubata anche a me. Un tema talmente universale che è dei giorni nostri. Eh già, ma mi tolgono la libertà di lavorare con questa storia del Green Pass, allora perché io non mi dovrei ribellare, eccetera, eccetera. Cioè, è un tema che nelle situazioni di difficoltà noi esseri umani ci troviamo a dover affrontare. La grandiosità di questi film è anche aver individuato questi temi universali umani, eterni, calandoli però perfettamente nel tempo. Sono perfettamente specchi del tempo, il Roma 48, e contemporaneamente temi universali per sempre. Dolce vita e anche biciclette, non a caso sono i due film.
più celebri e famosi su tutto il pianeta che abbiamo fatto in Italia. Anche non a caso ho voluto iniziare con questi due film per ricordarlo. Ma il tunnel è quindi chiara metafora, ma anche funzionale quel luogo per far vedere proprio le ultime inquadrature in cui lui, che gli è stato rubato, gli è stata rubata la bici, uno, avete capito il giochetto della squadra di rapinatori con quello che lo blocca, quell'altro che finge di dire sì sì, è andato di lì per in realtà sviare da... le classiche squadre di rapinatori che ci sono tutt'oggi in azione A, stazione Termini in generale, più che in quella zona lì, che funzionano proprio tutti così, lavorano in squadra. Mostra anche però la drammaticità della città, del centro cittadino. Ognuno va per i fatti suoi e tu, individuo in difficoltà, credi di essere protetto dalla vicinanza di tutti gli altri, ma gli altri sono anonimi passanti, ognuno affaccendato nelle proprie faccende e che quindi non ti aiuterà come forse sarebbe avvenuto in un piccolo villaggio, in un piccolo paesino. La città ha questa ambivalenza e indissolubile, cioè è sia luogo protettivo, strutturato, luogo in cui c'è vita, luogo in cui ci sono tante persone intorno a te, ma queste tante persone intorno a te molto spesso sono anonimi passanti da cui non aspettarsi un aiuto. Nella Roma del 48, come oggi, oggi si dice, oggi non ti aiuta più nessuno, uno può morire in mezzo alla strada e nessuno ti aiuta, e sembra un dato dell'oggi. Però io registro dal documentario, che anche è la delle biciclette, che Zavattini, scrivendo questa sceneggiatura, ci ha tenuto conto a raccontare che questo poveraccio non viene aiutato poi, viene aiutato da pochissime persone. E si rivolge anche alle strutture che dovrebbero aiutare. La polizia dice, ma ci abbiamo altro a cui pensare. Il sindacato? Eh sì, ti aiutiamo, però qui la serra, la di classe, qui dobbiamo fare nelle riunioni spiegate, in realtà lo aiutano solo i suoi amici personali, non il sindacato. La Chiesa, troppo impegnata a dare da mangiare ai poveri istituzionalmente identificati come tali e quindi bisognosi di aiuto, ma il singolo individuo che ha un singolo problema non viene aiutato. Questo dice la delle biciclette, splendida riflessione su come vengono abbandonati gli individui nella società e quindi nelle città ancora di più, visto che le città sono luogo di assembramento, no? Come abbiamo capito con il Covid, gli individui. Ma è anche un documentario struggente in un altro senso. Nel 1948 a Roma circola per strada, potrebbe essere uno di quei passanti, un 24enne che io non conoscerò mai, ma che ho conosciuto più avanti nella sua vita, che era mio padre. Cioè, lui faceva studente a Roma, quelli di lì. Io cioè posso vedere la città, grazie al cinema, la città percorsa da quel giovane ragazzo che, ripeto, in modo struggente, io non conoscerò mai, noi non conosceremo mai quei ragazzi che furono i nostri genitori. E questo aspetto documentario del cinema che fissa come nell'ambra il tempo e quindi le immagini delle città, delle strade in cui si muovono gli attori, beh, certo che quelli sono le comparse e l'attore protagonista, che tra l'altro era un non professionista, Roberto Maggiorani. Ma la città è vera, le strade sono proprio quelle. E quindi il cinema, quando filma gli ambienti reali, in esterni, come in questo caso, e come nel caso delle inquadrature che avete visto dalla Dolce Vita, è anche uno struggente testo, documento, come quelle fotografie del passato,
che ci testimonia un mondo che noi non potremo mai percorrere, ma che grazie al cinema è stato registrato. Beh, questa cosa qui, io ci ho messo il mio elemento personale dentro per farvi capire che a seconda delle vostre vite, dentro qualche film potreste ritrovare questa emozione struggente che io posso ritrovare, ad esempio, in questa inquadratura della bicicletta. È un aspetto molto importante del cinema, fissare il tempo. Ultimo pezzettino delle biciclette chiude chiaramente il discorso metaforico delle architetture. È il momento in cui, domenica, lui si è fatto prendere dal figlioletto, che voi dite, beh certo, perché domenica il figlioletto non va a scuola, domenica il figlioletto non va a lavorare dal benzinaio, va a scuola. Come abbiamo capito durante il Covid, la scuola è l'ultimo dei nostri pensieri. Osa muovere una velata, tanto velata critica alle scelte di ricerca del padre, e si prende uno schiaffo, famosa scena girata in modo splendido, è meravigliosa questa scena qui, e il figlio offeso, che è sempre stato appiccicato come un cucciolo al papà, e che, idea geniale, lo guarda sempre, perché il papà è il suo modello, gli adulti sono il modello dei bambini, continua a fare questo movimento, il piccolo Corrado Staiola guarda il papà, ricevuto lo schiaffo, si pone a distanza vendicativa. Idea geniale che dà il là alla scena immediatamente successiva, in cui di nuovo le architetture sono proprio un sasso in platea, potrebbe non capire quanto raccontano, quanto comunicano, e quindi perché De Sica, invece che ambientare al Colosseo, più nella strada di prima, via del Tritone, in una qualsiasi luogo di Roma, perché la ambienta proprio lì, al Fiume, e in quel preciso punto del Fiume. Proviamo a vedere. Qui mi sembra esplicitissimo, no? Tutti i discorsi. La scala del potere, questa volta ci va il pulmino. Cioè, attraverso l'architettura, prima rimette la metafora del tunnel, che diventa proprio amplificata anche da quell'eco in cui lui grida Bruno, Bruno sotto il ponte, fa proprio questa idea di tunnel senza uscita, nel senso di incubo, perché lui teme che sia caduto, addirittura si sia buttato al Fiume, suo figlio, offeso dallo schiaffo di prima, cioè come gesto vendicativo, oltre la distanza di passo che aveva avuto prima. E perché lui pensa a questo? Perché era la scena iniziale, quando lui è in difficoltà si dice vi è voglia di buttarsi al Fiume, lui è il debole, e il figlio, che in realtà è molto più forte, saggio e maturo di lui, invece fa questa sottile perfidia di non farsi scoprire, di non rispondere al richiamo, fa soffrire un po' il padre dicendo avresti paura che fossi io quello che stava per affogare, e invece di andare verso di lui si siede tipo il piccolo imperatore di Bertolucci in cima alla scala, chiamando l'umiliazione del padre che deve lui salire le scale del potere e andare da quel piccolo imperatore che gli dice non credere più di poterti comportare da padrone con me. Ma glielo dice lui o glielo dice la scala? Capite? Le architetture sono narrazioni che comunicano cose, idee, sentimenti, concetti. Nel cinema sempre, perché nel cinema qualsiasi cosa entri nello schermo è un narratore. Tutto è un narratore.
Si vede una bottiglia, è un narratore, sta raccontando qualcosa. Si vede una donna, sta raccontando qualcosa. Si vedono 50 passanti che vanno e vengono, che noi chiamiamo, li guidiamo come comparse, stanno raccontando qualcosa. Se qualcuno o qualcosa entra dentro lo schermo, sta raccontando qualcosa, è un narratore. Si vede un palazzo, sta raccontando qualcosa. Si vede una scala, sta raccontando qualcosa. Che cosa? Lo dobbiamo capire attraverso il contesto e attraverso quello che l'architettura in sé, o l'urbanistica, l'assetto della strada in sé, ci suggerisce. Questo vale anche nella vita di tutti i giorni. Pensa al Palazzo di Giustizia a Milano, per esempio classico che faccio io perché è molto evidente. Enorme, con una grande scalinata, marmoreo, bianco. Il bianco stesso dice, tu, microbo piccolino, che sale le scale, stai bene attento perché se solo hai una piccola macchia, qui, vedi questo bianco, si evidenzierà. E trema tu, cioè io, la legge, è una cosa che mi dovrebbe proteggere, rassicurare, ma io quando vedo il Palazzo di Giustizia di Milano ho paura. Perché sono un pauroso io? O perché la comunicazione insita nell'architettura? Perché non fare un Palazzo di Giustizia a un piano circolare con grandi vetrate, piantine, colori vivaci? Lo siete mai chiesti? Capite, cioè, e pensate alle chiese. Quando hanno iniziato a fare chiese di questo tipo, tipo il Palazzo di Giustizia che sto immaginando io, ce ne sono. Le ho viste in Trentino, nel posto dove abitavo da adolescente. Chiese circolari con vetrate, molto diverse da quelle architetture gotiche e come diceva un bambino che conosco io, al suo parroco il giorno prima della prima comunione, c'è qualcosa che mi volete chiedere che non avete ancora capito di quello che abbiamo fatto al catechismo? Il piccolo Carletto dice, ma perché se Dio è luce la sua casa è così buia? Nasceva un piccolo che vi dico di cinema, di cosa credo. Cioè, sono quelle notazioni emotive e tu noti che c'è un contrasto fra la comunicazione del testo e la comunicazione illuministico-architettonica. Perché questo luogo mi spaventa? Perché devo stare sotto voce con la candelina invece di gridare gioiosamente che è quello che avevo dedotto io dal Vangelo? E perché c'è il Nuovo Testamento, ma c'è anche il Vecchio, e crea una religione bipolare, mi verrebbe da definire, che un po' ti invita alla gioiosità e l'ingenuità del bambino e un po' ti intimorisce e ti costringe. Una religione bipolare come fosse tutte. Poi sta a me scegliere magari, però quando scegli già dici, ma la sto ricostruendo io allora questa religione. Di sicuro le architetture di molte chiese hanno questo, ti comunicano grande fascino. Il silenzio è una cosa che ti intimorisce, ma poi quando diventi più grande e non sei più bambino scopri che non è una cosa così brutta il silenzio, è la via maestra per l'interiorità, il silenzio. E allora quasi mi pento di aver detto al parroco, non quella della luce ma anche del fatto che mi lamentavo del fatto che bisognava essere tutti silenziosi. Perché quando entro in un qualsiasi negozio di blue jeans con la musica a palla, io capisco perché invece nelle chiese c'è bisogno di silenzio e soprattutto perché c'è bisogno di silenzio dentro di noi, intorno a noi, per capire noi stessi, per leggerci dentro. Ecco cosa serve il silenzio. E la deportazione, uso questo termine, del silenzio in tutti questi anni, qualcosa ci doveva dire della disumanizzazione galoppante del nostro mondo. Calvino, iniziamo a vedere, ad ascoltare, anzi, una delle sue città invisibili. Ve le faccio ascoltare proprio dalla voce di Italo Calvino. Lo vedete di Italo Calvino che fa capolino
e cerca di raggiungerci dall'altro mondo. Ben inteso, l'altro mondo non è solo o necessariamente quello dei morti, è soprattutto nel suo caso l'altro mondo possibile in cui, volendo, avessimo un po' più di coraggio, potremmo abitare tutti quanti noi. L'altro mondo dove si coglie la profondità delle cose, dove si rispetta il fatto di vivere in un qualcosa di enormemente più grande di noi, invece che ridurlo alle quattro mura delle proprie abitudini, sia di vita che di frequentazioni, di quei 20-30 umani che conosci, no? L'altro mondo possibile è quello da cui ci parlano i grandi artisti come Italo Calvino, sempre vivi in quest'altro mondo di cui parlo io. La città di cui parla lui è, come tantissime città invisibili del suo libro splendido, che spero voi conosciate, ma che impareremo a conoscersene insieme qui, le città invisibili in cui si immagina che Marco Polo, reduce dei suoi viaggi nell'Oriente, racconti a Kublai Khan, l'imperatore, le città che ha visto nei suoi viaggi, perché sono città inesistenti, non reali. Questa città, ad esempio, si chiama Ottavia, ed è una città metafora. È chiaro che è una città che, proprio per nell'eclatanza delle sue stranezze, ci esplicita in modo chiarissimo il suo statuto di metafora, cioè che ci vuole raccontare un qualcosa di interiore, di tutti quanti noi, in qualsiasi città noi si sia nati o si abiti. Sentiamo Ottavia e sentiamo la voce di Italo Calvino. Se volete credermi, bene. Ora dirò come è fatta Ottavia, città ragnatela. C'è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese. La città è sul vuoto, legata a due creste con funi e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente per centinaia e centinaia di metri. Qualche nuvola scorre, si intravede più in basso il fondo del burrone. Questa è la base della città, una rete che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto, invece di levarsi sopra, sta appeso sotto. Scale di corda, amache, case fatte a sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle, botri d'acqua, becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezzi e anelli per i giochi, teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame pendulo. Sospesa su abisso, la vita degli abitanti di Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non regge. Che forse è quello che ci eravamo dimenticati noi, che ci siamo tanto stupiti quando è arrivato il Covid. Le città, nella loro apparente solidità, forse sono un patetico tentativo di noi umani di dirci che le cose ci saranno sempre intorno a noi, le cose che abbiamo costruito, il nostro vivere civile, la nostra vita, poggia su basi solide che non verranno giù. Molto più saggia e molto meno incerta la vita degli abitanti di Ottavia, che sanno che la rete più di tanto non regge. Oggi lo sappiamo anche noi, la rete più di tanto non regge. Ma
nelle città forse c'è questa comunicazione implicita di sottofondo. Stai tranquillo, vedi come funziona tutto, come tutto è organizzato. Se ci sarà un problema, lo risolveremo tutti insieme. Non ci sono problemi non risolvibili. Eppure, nella New York degli anni 70, fece molta impressione il primo colossale, spaventoso e drammatico blackout. C'era Roberto Vacca, lo studioso, chissà se qualcuno di voi ricorda, che aveva scritto un libro all'epoca molto celebre sulle risultanze di questo blackout, l'aveva intitolato Il Medioevo Prossimo Venturo. Ma noi queste cose ce le scordiamo. Anche che la rete, nel senso di internet, possa essere una rete che più di tanto non regge, è una cosa che noi non vogliamo pensare nemmeno. Perché cosa succederebbe se? Ecco, le città invisibili di Italo Calvino ci invitano a queste ulteriori riflessioni sulle città, che forse però dovremmo dedurre anche dalle città reali che percorriamo. Calvino ci aiuta. Un'altra città reale che potevamo percorrere fino al 1989 era quell'altra città metafora, che ahimè era reale, si chiamava Berlino, divisa in Berlino Est e Berlino Ovest. Una linea, un muro, che divideva certo due sistemi politici, certo due parti di città, certo abitanti di qui e abitanti di là che magari erano parenti, che si volevano raggiungere, fidanzati, amici, che rischiavano la vita per superare questo confine, il muro, e venivano fucilati. Ma era anche e soprattutto un confine che noi abbiamo, a cui non abbiamo voluto pensare e abbiamo presto dimenticato in quei giorni del novembre 89 in cui tutti noi ingenuamente, noi che l'abbiamo vissuti, io che avevo 23 anni, 24 anni appena compiuti, abbiamo voluto pensare che fosse l'alba di un nuovo mondo molto migliore, pacifico, bellissimo. Finalmente le nostre preoccupazioni sono finite. Lo spettro della guerra atomica, i due blocchi contrapposti, l'Unione Sovietica, contro cui io avevo appena sparato le mie cartucce da un mitragliatore nella spiaggia di Civitavecchia, io, comandante di squadra, dentro con degli arbusti sull'elmetto e col viso pitturato per mimetizzarmi nella notte di Civitavecchia, assaltando gli invasori sovietici che, come tutti lo sapete, arrivavano quella notte del novembre 87 dal mare per invadere l'Italia. Naturalmente era un'esercitazione folle di quelle che si facevano durante il servizio militare e io davvero ero il comandante di squadra che gridava avvionamento e tutti ci buttavano me e sparavano cartucce vere grandi così contro il mare dove arrivavano i sovietici, dove spero non ci fosse una coppietta romantica in gita in barca che non era stata avvertita dell'esercitazione di quella sera. Però ecco, noi che temevamo queste cose, non abbiamo neanche ricordato che non nell'89, ma nel 76, il cantautore Edoardo Bennato aveva scritto una canzone bellissima, che qui vi faccio vedere una riedizione successiva, sentire anzi, vedete solo la copertina del disco Idoli Negati, che l'ha rifatto questa canzone, un po' più breve. Nell'originale del disco album La Torre di Babele, quello prima di Burattino senza figli, del 77, bellissimo arrangiamento, recuperatelo, l'originale che dura 6 minuti e mezzo, Franz è il mio nome, si intitolava quella canzone. Franz è una specie di scafista, diremo oggi, che invece che far passare il Mediterraneo, fa passare il muro a quelli che vogliono andare dall'altra parte della città. Ma questo muro non divide est e ovest politicamente, divide la possibilità di poter seguire, oggi direbbero ai giovani, i vostri sogni, i propri desideri,
identificati con la possibilità di libero commercio, di comprare merci. E bennato nel 76, forse noi come società ancora eravamo in grado di capire che questa non era la libertà, questa non era la felicità, ma era un'ancora più sottile e pervasiva forma di perdita della libertà. Sentiamola, questa Franza è il mio nome, che narra di Berlino, reale città metafora. La conoscevate questa canzone, spero? Ah, ho fatto bene a farla sentire, perché poi ogni tanto qualcuno mi dice: ma se sei ma perché un corso di cinema tu fai ascoltare una canzone di Edoardo Bennato? Tutto serve per capire il cinema, per capire i discorsi intorno al cinema, per capire la nostra vita, perché poi ricordo, dicevamo in Giù la maschera nel corso online che abbiamo fatto, che tutte le cose che in genere faccio io le potremmo intitolare come il più famoso romanzo di uno scrittore molto amico di Italo Calvino, molto tanti anni fa, si chiamava Georges Perec, il suo libro più famoso si intitolava come si potrebbero intitolare tutti i miei corsi, La vita, istruzioni per l'uso. Questo è sempre il tema, perché questo secondo me gli artisti fanno, cioè ci aiutano con le loro arti ad avere le istruzioni per l'uso della nostra vita, e non sempre troviamo altri che ci aiutino in questo, quindi torna tutto utile sempre. Questa canzone qui poi secondo me è intelligentissima, cioè, innanzitutto come Zavattini subito dice Ricci e va subito al sodo, lo fa anche Bennato, il tema chiave del nostro tempo: vendo la libertà, ma la libertà non è una merce, non si può vendere, non si deve vendere, ma oggi è proprio quello che succede. E la parabola intelligentissima e preveggente della canzone è uno, già anticipando Burattino senza fili, inizia questa metafora di Pinocchio, cioè il mondo occidentale in cui si può fare tutto è il paese dei balocchi, dove si viene trasformati in somarelli, vi ricordo, schiavi del circo, e poi soprattutto l'idea bellissima finale è che tu spendi, spendi, spendi senza pensare, e poi cosa succede? Che tu vai dall'altra parte della vetrina e diventi tu la merce. Che è quello che ci stiamo ripetendo dalla mattina alla sera di quello che sta facendo internet. Noi siamo la loro merce, i nostri dati, le nostre vite, le nostre preferenze, le nostre interrelazioni sono la cosa di cui i potentati che stanno dentro e dietro internet sono maggiormente ghiotti. Noi siamo diventate dentro la vetrina e come sanno bene gli youtuber e gli influencer, anche dentro la vetrina facciamo la nostra bella figura e non bisogna averne paura. Città metafora a Berlino, perché questa divisione orizzontale, no, della città di qui e di là, perfetta per farci capire che un luogo dell'anima era già Berlino, cioè era soprattutto una divisione fra stili di vita, ma anche e soprattutto evoca quella divisione che anche all'interno del mondo occidentale, dentro tutti noi, questo allude Bennato, è la divisione che è fatta con un muro a volte molto più solido di quello eretto lì a Berlino nella realtà, che è la divisione fra il credere che correre verso ciò che si desidera sia la realizzazione del necessario e della nostra felicità, realizzazione personale, senza renderci conto che in realtà quell'altra parte della città, che sarebbe quell'altra parte della nostra anima, ci avverte che forse invece quello è il modo per perderci
Perché tu ti è corrotto intimamente da questa idea di devo accumulare questo, devo accumulare quest'altro, devo avere questo, devo, non posso non avere questo, non posso non avere quest'altro. Tutti gli altri hanno questo e quindi lo devo avere anch'io. Quella cosa insopportabile delle pubblicità o di quelle ragazze e ragazze che non si rendono conto di essere sicari di questo tipo di modi, che dicono vuoi firmare anche lei per... vuoi anche tu iscriverti a Fastweb, vuoi anche tu... già 1 milione di persone hanno scaricato l'app Vinted, dove è facile, la carichi e quello che guadagni è tutto tuo, senza commissioni, senza dare niente, neanche una briciola a qualcun altro. Subdolissimo modo di questa pubblicità che avete visto 1000 volte, di un qualcosa che di per sé non avrebbe niente di demoniaco. Noi lo facevamo più macchinosamente con la col giornale cartaceo seconda mano, no? Forse ho venduto una volta anche una cosa su seconda mano, non è quello, è questa spaventosa associazione tra guadagno e facilità. È facile, io quando sento quella pubblicità lì mi immagino sempre un'app alternativa ambientata a Scandia e dintorni, dove ti dicono di dire che questa app che immagino io, prendi una pistola, la carichi e quello che rubi al benzinaio è tutto tuo. Il concetto di fondo è lo stesso, far sentire che è facile guadagnare soldi. Naturalmente tutto l'orizzonte Caritas e di, invece che l'abito dismesso, invece che regalarlo ci lucro sopra, non ne sto neanche a parlare, ma è già tremendo, perché io poi capisco e ammetto che qualcuno possa avere bisogno di vendere le cose, va benissimo, ma la facilità, questo continuare a dirti è facile, tic tac, basta un click, tic tac, click, pericolosissimo. Quindi è una divisione, era il muro di Berlino, un muro che dovevamo sentire dentro di noi, invece che credere ingenuamente che fosse fuori di noi là, a Berlino, e tutti contenti quando crolla, senza chiederci, ma cosa succederà nelle anime dei polacchi, degli ungheresi, di tutti quelli dei russi, cosa succederà a loro, che adesso sono invasi dalla possibilità di comprare, diventeranno persone migliori. Non è andata esattamente così, lo sappiamo oggi. Gli artisti ci avevano avvertito prima, sempre ascoltare gli artisti, sono i nostri coeducatori. Spesso per il cinema, questi luoghi dell'anima, queste divisioni dell'anima, rappresentate dalle urbanistiche, dalle costruzioni cittadine, le mostrano più spesso in verticale, non in orizzontale, alto-basso, un po' l'abbiamo visto con la Dolce Vita, ma clamoroso, il film splendido, premio Oscar del buon coreano Bong, Johnson, Parasite, l'avete visto questo film? Parasite è costruito come tanti film, vi potrei dire anche noi, l'abbiamo visto nel corso di Kurosawa, Anatomia di un rapimento. La casa del ricone stava su e i sobborghi stavano giù. Questa metafora, spesso nelle urbanistiche è davvero così, più che centro e periferia, alto e basso. Il cinema, nel rapporto centro-periferia, è plasticamente meno visibile, perché dovresti percorrere troppi chilometri per rendere conto visivamente allo spettatore della differenza che c'è fra i quartieri alti e i quartieri bassi, centro, periferia, orizzontale. La signora immagina una scombinata come a Roma, ora che tu regista mi fai vedere che differenza c'è tra il centro di Roma e arriviamo a Tor Bella Monaca, non capisco più la metafora.
alto basso e un attimo Parasite fa questo, ma lo faceva già lo Salviano, no? Non lo facciamo vedere dopo. Metropolis di Fritz Lang, ve lo ricordate? Intorno ai terrestri, la scena iniziale, quella del cambio turno, gli operai che con un ascensore raggiungono la città sotterranea dove stanno gli operai, i poveri. Palazzoni tipo quelli che abbiamo visto all'inizio dell'arte di biciclette, anonimi, tutti uguali, alveari, e poi invece su c'è la città dei ricchi, i figli degli industriali che possono tutto, hanno mille privilegi. Parasite conforma la città nello stesso modo. Lo si vede benissimo quando scappano come topi durante un'alluvione e corrono dalla villa che loro stanno occupando come parassiti, la villa dei ricconi che si sono infiltrati, scappa la famigliola di parassiti per ritornare nella fogna dove hanno sempre abitato. Questo movimento verticale dall'alto a basso ve lo faccio vedere in questo pezzo di Parasite. Capito cosa vuol dire per un regista di cinema avere la plasticità visiva del passaggio dall'alto al basso per rendere conto di quella cosa che noi politicamente oggi chiameremo il rapporto fra centro e periferie, no? È la stessa cosa, ma visivamente per il cinema di un'efficacia immediata e sintetizzabile in un'immagine, no? Tutto questo discendere. C'erano i colori un po' saturati, c'era anche un'altra cosa che ho fatto apposta a non avvertirvi, cioè che c'era la lingua originale con i sottotitoli in inglese. Spero che qualcuno di voi non abbia capito niente, non abbia neanche letto i sottotesti, perché questa è un'altra cosa che vi consiglio sempre come esercizio. Ogni tanto guardatevi un film in una lingua impossibile da conoscere senza alcun tipo di sottotitoli. È un ottimo esercizio per concentrarsi su tutti gli elementi espressivi del cinema, al di là di quell'elemento che noi, sbagliando, consideriamo quello principe, cioè la parola, il dialogo. Al cinema non è quella la cosa principale, però abituati nella vita di tutti i giorni a credere che la comunicazione sia soprattutto, se non addirittura solo, quella verbale, corriamo il rischio di perderci tutti le altre comunicazioni extraverbali. Tra cui quelle architettoniche urbanistiche sono alcune di queste, no? La gestualità, i toni di voce. I toni di voce non sono le parole che vengono dette, sono i toni di voce. No? È importantissimo recuperare quella cosa lì. No? Adesso, scusate, non voglio fare... È un esempio che mi viene molto... perché prima avevamo parlato di delle cose successe a Roma ultimamente. Posso magari essere d'accordissimo sulle idee politiche di Giorgia Meloni, ma da critico di cinema ho fatto notare a tutti i miei amici di sinistra che ridevano delle parodie su internet e hanno fatto il record su lei che diceva la sua famosa comizio: sono Giorgia, sono la madre, sono italiana, sono cristiana, che lì per decodificare è importantissimo sentire il tono di voce. Se tu ti fermi a quello che dice, ascolta, è tutto legittimissimo, va benissimo. La stimo molto, è giusto, è bello che lei innanzitutto si connoti come Giorgia, non come Giorgia Meloni, cioè una persona, un'individualità, come cristiana, perché no, andavano bene anche le altre religioni, perché cristiana, madre, va benissimo, ma io queste cose come le credo, io sono Giorgia, sono cristiana, sono madre, sono italiana. Un altro conto è il tono. Sono Giorgia, sono cristiana, sono madre! È un'altra comunicazione da assalto barbarico, da curva dello stadio. È un'altra cosa. Viene comunicata un'aggressività nell'affermazione della propria identità che non è la stessa cosa di quello che sarebbe stato comunicato con il tono di voce che invece prima ho usato io. Sempre leggere queste cose, sempre. Il famoso tono di Berlusconi è rassicurante. È rassicurante e tratta per i cittadini come bambini o anziani da accarezzare sulla testa. Il tono di Aldo Moro, con carezza
Sì, stiamo? No, è ipnotizzante. I toni di voce sono fondamentali. Valutate quel mio tono di voce che cerca, per l'intenzione di essere appassionato, di comunicare il fatto che io la cultura la considero un nutrimento della vita quotidiana e non una cosa, un orpello di cui vantarsi in società. Se ci riesco bene, se non ci riesco, ho sbagliato il tono di voce, molto più probabilmente che le parole che ho detto. Il cinema funziona soprattutto con l'extraverbale. Non mi seguite solo i dialoghi. Dante, avevo detto che non saltavamo, scusa. Salta tutto. No, tutto, saltiamo tutto, io ne so. A che ora volete andare a dormire? No, dai, siamo buoni. Facciamogli vedere, siccome non voglio farvi rivedere la dolce vita, però voglio farvi ricordare una scena. Poi la dolce vita, chi è che non l'ha mai visto? Appunto, non voglio farvi rivedere la dolce vita, che tra l'altro qui avevamo dedicato un incontro che si intitolava Non a caso, una serie di incontri che si intitolava Non a caso, Dolce vita e amari equivoci, perché erano dei film più equivocati di sempre. No? Già questa idea, che ad esempio in via Veneto a Roma, molti bar si vantavano di essere nella via celebrata da Fellini nella Dolce Vita, molti bar di via Veneto. Peccato che la via Veneto raccontata da Fellini, tutta la Roma raccontata da Fellini, fosse una città di mostri e di rovine. Quindi non c'era tanto da vantarsi che Fellini l'avesse raccontata nella Dolce Vita. Guarda caso, molti di questi bar che si vantavano di questo sono stati chiusi perché erano gestiti dalla 'Ndrangheta. Fellini, nel 59-60, ha visto anche la città futura, perché diceva, ma da questo tipo di umanità e di valori, che cosa può venire fuori? Prima della pulizia arriva l'artista, cioè. Ma certo, questo voglio farvi vedere, Il posto delle fragole di Ingmar Bergman. E anche qui l'app di intervenire. Prendete una pistola, me la puntate alla tempia e vi evitate di vedere Bergman, no? Perché molti hanno sta paura di Bergman. Allora, Bergman può essere impegnativo come autore, ma se c'è un film che è umanissimo, caldissimo, anche se è psicoanalitico, è questo, Il posto delle fragole, capolavoro, in cui tra l'altro l'attore principale è un anziano, anche attore, ma che è stato soprattutto il grande maestro del cinema svedese muto, maestro di Bergman, che si chiamava Victor Sjöström. Interprete di Posto delle fragole, è un anziano che sta per ricevere un grande premio, un importante riconoscimento, potrebbe essere il Nobel, potrebbe essere comunque quello che si dice sempre nel nostro linguaggio, il coronamento di un'intera vita. Gli artisti giustamente si fanno beffe di queste frasi giornalistiche, perché il coronamento di un'intera vita è le relazioni che hai con le persone che ami, non il premietto che ti danno mentre tu irrigidito nel fracco, nello smoking, vai a ritirare il discorsetto di rito al microfono. Non è quello il coronamento. Il posto delle fragole ha ragione, in fin dei conti, su questo. Questo viaggio che dovrà fare il personaggio principale, questo anziano, verso il premio, è in realtà l'occasione per ripensare alla propria vita, soprattutto alla propria infanzia. E tornerà nel passato, no? Viaggiando con dei occasionali accompagnatore in auto verso la città dove dovrà ricevere questo premio. Ma all'inizio del film, ecco, il pezzo che vi faccio vedere io è un sogno, anzi per meglio dire un incubo. E voi sapete che al cinema, quando si fanno gli incubi o i sogni, lo stile del regista si altera,
è diverso dal resto del film. Quindi questo, per chi non conosce il posto delle fragole, attraverso questo spezzone non capirete il sentimento dolcissimo e malinconico del film. Sembra quasi un horror. Anche perché, genialmente, secondo me, Berna fa lo stile, in questo incubo, di un regista che lui ammirava tantissimo, che è Victor Sjöström, l'interprete del film, che quindi si muove in una città filmata col suo stesso stile, cioè fantasmatico. La città visibile da noi, in cui si ambienta questa scena di sogno incubo, è una città desertificata. E noi, basta pensare quando andiamo in vacanza e diciamo, ah no, ho scelto quel posto di vacanza invece quell'altro perché c'è vita. C'è vita vuol dire che ci sono tante persone animate, che si muovono, vanno e vengono, non c'è un deserto. Noi associamo il numero degli assembramenti delle persone, anche per questo ci ha fatto tanto male il lockdown, forse, a chi ragiona così perlomeno. Perché tanta gente in giro vuol dire che c'è vita. Io ragiono non esattamente così, io francamente, lo devo confessare. Io penso che ci sia vita dove c'è consapevolezza del profondo, mentre dove vedo assembramenti inconsapevoli non ci vedo vita, ci vedo forse il contrario, ci vedo in qualche modo morte, morte dell'anima, anche se vedo molta vivacità dei corpi. Ma Bergman classicamente ambienta un'idea di morte, associa un'idea di morte alla città privata di umani, cioè solo un umano il protagonista dell'incubo. Proviamo a vedere questa scena mortifera che evidentemente vuole raccontare qualcosa dall'inconscio al protagonista all'inizio del film. Vedetevi il posto delle fragole per intendere, capirete quanto è dolce e malinconica la riflessione sulla vita, sull'umanità, stupenda, un capolavoro assoluto questo film qui, ed è il più caldo forse dei film di Ingmar Bergman. Questa idea di città deprivata di umani associata all'idea di morte è proprio estremamente significativa. Dicevo all'inizio come la città forse sia un'enorme comunicazione di rassicurazione collettiva sul fatto del concetto di solidità, lo è anche dal punto di vista di quel concetto di c'è vita. La città ti dice guarda come sei vivo con tutto questo traffico, anche tremendamente tutti i giorni da mattina alla sera, ma questa cosa che tu detesti, il traffico, le metropolitane stracolme, di cui ti lamenti giustamente, anche in ottica Covid, ma tutto questo ti dice, quindi io sono vivo, guarda qua, di quanta vita c'è intorno a me. Mentre una città deserta ti mette sempre quella sorta di inquietudine addosso che forse ci dovrebbe far capire meglio. Qual è un altro degli scopi delle città, di questi raggruppamenti e conglomerati urbani e umani? Victor Sjöström, il suo film più famoso si intitolava Il carretto fantasma, un carretto che porta i morti, viene a prendere le persone che muoiono per portarle all'aldilà. Capite cosa ha fatto Bergman qui? Ha messo dentro, ha fatto una cosa simile a quella che faceva Billy Wilder in Viale del Tramonto con von Stroheim, altro genio del muto, e Gloria Swanson, cioè la ragazza. Sì, Fellini, siamo arrivati a Fellini, ma prima di vedere Fellini vi ricordo il Fellini della dolce vita. Quella scena, la scena più agghiacciante di tutto il cinema di Fellini, quando l'intellettuale amico di Marcello si suicida e uccide i suoi due figlioletti, a cosa che chi non conosce la dolce vita e che Fellini per sentito dire tettone, circo, musichette, neanche si immagina lontanamente certi livelli di drammaticità e di senso di morte che c'è dentro Fellini. Nella dolce vita
c'è quella scena la più agghiacciante del suo cinema e di quel film, quando i paparazzi, 50 anni prima della morte di Lady Diana, 30 anni prima anzi della morte di Lady Diana, accorrono dove? Alla fermata dell'autobus dove arrivava la moglie di Steiner, che è inconsapevole di quello che è successo, e Marcello e il capo della polizia devono andare alla fermata per dire: guardi signore, è successa purtroppo una disgrazia, eccetera eccetera. E lei, tutta gioconda, gioiosa, non sa niente di tutto questo, vede Marcello: oh Marcello, come sta? Tutta sorridente. E noi spettatori rabbrividiamo, uno perché vediamo lei inconsapevole mentre noi siamo consapevoli, ma soprattutto rabbrividiamo per i paparazzi, i fotografi che si lanciano come accadrebbe in un telegiornale o una trasmissione televisiva di oggi, l'abbiamo vista mille volte, come si sente al parente del morto o dell'ucciso, no? E si lanciano a fotografare non Gesù, non una celebrity del cinema, ma una vittima di una tragedia personale, che diventa anch'essa quindi una celebrity, cioè una carne da montaggio fotografico o televisivo o cinematografico, che è come definisco io questi corpi, carne da montaggio, assolutamente usati da immorali servizi che sedicenti documentativi, in realtà invasivi di una privacy reale che non dovrebbe essere invasa, e poi ci facciamo mille problemi burocratici stupidissimi sulla privacy medica piuttosto che c'è il QR code, idiozie totali che chiamiamo privacy, quando invece la vera interiorità che dovrebbe essere custodita nel privato come sacra viene violata di continuo in modo barbaro, indecente, immorale, e nessuno muove un dito per cambiare quest'ordine, queste idee. Ma d'altra parte, da un mondo che ti dice valori ignobili come nel bene o nel male, purché se ne parli, beh, un mondo del genere non si fa certo questi problemi. Beh, quella scena lì, dove l'ambiente, che zona della città l'ambiente? In centro, popolato di gente? Al Colosseo? In piazza di Spagna? Dove l'ambienta? L'ambienta in un nuovo quartiere appena costruito ma non ancora abitato, dove il tessuto di relazioni non si è strutturato e che quindi è lo scenario ideale per una sorta di deserto da Far West in cui i fotografi si schierano in modo circolare come i leoni che si appostano per scattare all'assalto della giugulare, della gazzella da azzannare, che è l'oggetto del loro servizio fotografico giornalistico. È il mio mestiere, faccio il mio mestiere, so, mi spiace, ma è il mio mestiere. Ecco, anche questo non chiederci più nulla della responsabilità morale e sociale dei nostri mestieri è uno dei gravi problemi del nostro tempo. Non dico di fare tutti la scelta che è da privilegiati, che ho fatto io, di scegliere, di poter scegliere di fare un mestiere fondandosi non sulla mia passione, l'avrei trovato indecente dire: ah, sai perché faccio il film di cinema? Perché mi piace tanto il cinema. Che brutta motivazione per la scelta del mestiere, mi sarei detto io già a 20 anni. Infatti diceva: ma calma, tu cosa fai nella vita? Perché io continuavo a non decidermi, perché non avevo fatto la quadratura del cerchio di quello che desideravo davvero, cioè fare qualcosa per la società. Mi occupo di politica, non posso farlo perché la politica che ho intorno, metà anni 80 a Milano, mi fa schifo.
lavoro in un ospedale come volontario infermiere, sono troppo debole per fare questa scelta. Di colpo capisco il critico di cinema, è quello che faccio nella vita, osservo il mondo e lo racconto, in questo modo io cerco di migliorare la qualità del mondo che ho intorno, che è una cosa che veramente mi renderebbe felice. Cioè circolare in una città circondata da persone che hanno un bel volto intelligente e umano e non volti che tocco e mi sembrano imbronciati e si sgretolano al mio tocco come quel manichino lì. Questa può essere una motivazione, ma è una motivazione da privilegiati, non ne rendo perfettamente conto. Quindi non dico tutti questo. Però noi chiederci sempre il senso di responsabilità verso il nostro mestiere e il mestiere degli altri che abbiamo intorno, questa è un'igiene che morale che, a cui mi atterrei sempre. La ambienta quindi in questo deserto che prima di essere urbanistico è morale, con la scena della salta alla gazzella, moglie di Steiner, che alla giugulare si sente dire guarda che tuo marito forse foto flash eccetera, carne da servizio giornalistico. No, invece Fellini lo vediamo in Roma, ma non prima di aver guardato subito, perché vi dicevo che cercherò di mostrarvi sempre anche l'altra faccia della medaglia, anche se in questo caso qui è una faccia della medaglia inquietante, anche questa però inquietante in un modo che forse ci potrebbe far essere persone migliori e cittadini migliori e costruire città migliori. È un'altra delle città invisibili, delle città metafora di Italo Calvino, e questa volta la città si chiama Bauci. La città di Bauci è di nuovo una città la cui eclatante stranezza mi evidenzia il proprio statuto di metafora, no? Come dicevo prima. Ma questa stasera sto parlando come scrivo, non so se l'avete notato, non so perché. Quindi tanto, a seconda della forma del momento, probabilmente perché non potevo parlare in pubblico in presenza da tanto tempo, ho una lucidità di ricerca del linguaggio che altre volte, quando sono più perdurato nel rapporto umano, scaldo di più. Invece stasera io mi sto accorgendo, ascoltandomi, che io sto parlando come scrivo. Voi perdonate di dire, ma tu mi piacerebbe leggere qualcosa delle cose che scrivi? Beh, stasera lo state leggendo. Scrivo come sto parlando. Allora, la città metafora di Bauci è esemplificativa di un altro modo di vedere l'assenza di umani. Non più come segno di morte, ma forse come segno di rispetto spirituale supremo. Perché la città di Bauci, che questa volta vi leggo io, è fatta in questo modo. Dopo aver marciato 7 giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauci non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili trampoli che si alzano dal suolo a gran distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città. Ci si sale con scalette. A terra gli abitanti si mostrano di rado, hanno già tutto l'occorrente lassù e preferiscono non scendere. Nulla della città tocca il suolo, tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia e, nelle giornate luminose, un'ombra traforata e angolosa che si disegna sul fogliame. 3 ipotesi si danno sugli abitanti di Bauci, che odino la terra, che la rispettino al punto di evitare ogni contatto, che la amino come era prima di loro e con cannocchiali e telescopi puntati in giù non si stanchino di passare in rassegna foglia a foglia, sasso a sasso, formica per formica, contemplando affascinati la propria assenza.
questa città invisibile mi è sempre piaciuta tantissimo, perché mi ha educato da ragazzo a capire che io non sono io umano, non sono al centro del mondo, e che io umano sono anche io stesso un po' una sorta di virus che contagia il mondo. Sono però anche qualcuno che ne può avere coscienza, e in questo sì che mi distanzio da un batterio, da un virus, forse da uno, qualche insetto, qualche animale, sicuramente da quegli altri umani che invece non ci pensano mai neanche un minuto nella loro vita. Cioè che la propria assenza dal pianeta Terra sia un qualcosa di affascinantissimo, perché ti farebbe vedere, ti fa entrare in contatto con un qualcosa di sacro, direi io. Cioè, voi credenti potreste dire il creato da un Dio. Io, noi non credenti, invece, potremmo anche semplicemente soffermarsi all'idea che il sacro sia qualcosa di molto più grande di noi, che però proprio in questo sovrastarci, in questo essere molto più importante di noi, ci potrebbe far trovare la profondità del nostro senso, del senso di noi. Cioè anche essere semplicemente testimoni, custodi di questa enormità. Caspita, se fosse anche già solo questo il senso della vita, varrebbe la pena di vivere. Cioè essere testimoni di qualcosa di grandioso, di cui ti puoi rendere conto forse, però, contemplando affascinato l'assenza degli umani dalla Terra, perché invece tutta questa nostra circolazione, e anche come sanno i giovani che oggi si lamentano giustamente della pandemia climatica in atto, problema molto più grave del virus, che forse in qualche anno risolviamo, mentre la pandemia climatica io temo che sarà un po' più difficile. Come sanno benissimo questi ragazzi di oggi, noi siamo anche molto danneggiatori, molto rosicchiatori del mondo, dell'ambiente, di questo qualcosa di sacro, e con cui, facendo questo, non riusciamo neanche a renderci conto di quanto è commovente il nostro breve passaggio sulla Terra. Tant'è che addirittura mi è capitato un paio di anni fa, breve aneddoto che introduce la sequenza finale di Roma di Fellini, una delle cose più geniali che abbia mai visto al cinema in vita mia, come tante delle cose da che vi ho fatto vedere stasera. Un paio di anni fa, d'estate, prima del Covid, ho detto una cosa a persone che mi conoscono molto bene, che però nonostante questo si sono stupite che io dicessi questo, forse non mi conoscevano fino in fondo, anche se sono persone vicinissime, perché è sembrato molto lugubre una cosa che io invece ho raccontato quasi con le lacrime agli occhi. Eravamo al tramonto, un orario quasi tra il tramonto e l'imbrunire, sopra il Lago Maggiore, non c'era nessuno, perché tutti a quell'ora avevano una casa cena, perché le nostre abitudini di vita quotidiana spesso ci distolgono da incontrare l'universo. E quindi tutti chiusi in casa si sono persi quel taglio di luce magico in cui invece che ero l'unico che stava passeggiando in un parco e poi nella strada oltre questo parco, che mi ricorda la casa di vacanza, vedo questo taglio di luce che illumina le cose in un modo che non saprei neanche se definire ultraterreno o cosa, però di sicuro ho letto perfettamente la sensazione che avevo dentro di me, quello che avevo colto. Ho avuto la netta sensazione, percezione, di vedere il mondo oltre la mia stessa morte, il mondo che mi sopravviverà, per quel taglio di luce magico, un po'
dell'aldilà, no? Quel andare via del giorno e non ancora emergere del buio della notte. Ma come sei burro, che pensiero strano. No, era un pensiero molto commovente. Era l'incontro col sacro, secondo me. Era l'incontro con l'universo. Una cosa che io ho vissuto tante volte nella mia vita, ma mai in modo così nitido e mai così legato alla mia assenza. Forse è quello che a volte si racconta, chissà se è vero, che provano quelli che in coma si vedono da un'altra dimensione, no? Mentre tutti si erano andati in ospedale per salvare la loro vita. Non lo so, ma di sicuro io so che l'ingrediente principale di quella mia percezione commovente, affascinante, direbbe Calvino, era il percepirmi al di fuori di quello che vedevo, la mia assenza definitiva da quel mondo. È brutto pensare questo, dipende dai punti di vista, come sempre anche al cinema, è tutto una questione di punti di vista. Roma di Fellini fa un qualcosa di analogo a questo nel finale, perché uno nella prescena finale fa quella cosa geniale, stupenda, che è far apparire una vecchia amica sua, di Federico Fellini, la sua amica e amante del suo grande amico Roberto Rossellini, Anna Magnani. Anna Magnani appare, ma più che essere Anna Magnani, è un corpo metafora, è Roma. Anna Magnani è la sintesi di quello che ha tentato di fare per tutto il film Fellini, e cioè di raccontare che cos'è Roma. Forse bastava vedere il volto di Anna Magnani, sentire la sua voce, vedere i suoi toni, le sue risposte ispide e liquidatorie per capire cos'è Roma nel profondo. Idea geniale. Come mostro la città di Roma? Con una persona, Anna Magnani, e liquidati da Roma, noi e Fellini, perché vedete Anna Magnani come ci liquida tutti quanti, in un attimo, in un frangente, che è esattamente quello che come Roma tratta tutt'oggi i suoi abitanti. L'idea geniale del finale, non ci sono più dialoghi, non c'è più un umano riconoscibile. Anche se curiosamente sappiamo che uno di quegli umani a bordo di queste rombanti moto che vedrete, che attraversano di notte velocemente le strade più note del centro di Roma, i monumenti più noti di Roma, uno di quei motociclisti è una giovane ragazzina che si chiama Eleonora Giorgi. La sua prima apparizione al cinema è una di quelli lì, come comparsa. Beh, Eleonora Giorgi e tutte le altre comparse, con caschi, occhiali, per non essere umani riconoscibili, attraversano rombanti di notte la città di Roma. Beh, è stupenda questa idea, perché allora quelli non sono più motociclisti, ma sono umani in veloce transito nella città eterna che sopravviverà a tutti quanti loro. C'è da sempre e ci sarà anche oltre il loro passaggio. Quelli motociclisti in veloce transito siamo noi contemporanei nei confronti di una città che ci precede nel tempo e che ci seguirà. E che più o meno quella percezione che vi raccontavo prima. È stupenda questa idea e Fellini, da quel genio visivo e sonoro che è, la rende magicamente, lo vedrete, perché Roma, illuminata dai fanali delle moto, lo vedrete in che modo, appare quasi sbigottita, come svegliata di notte, dal suo tempo eterno. Nel suo tempo eterno, i monumenti e le strade della Roma eterna sono come svegliati da questi rumorosi contemporanei in veloce transito. Cosa sarà?
due o tre minuti nel film, 80-90 anni nella vita, in veloce transito, che svegliano e stupiscono la Roma eterna, illuminata dai fanali come quei cerbiatti nelle strade di montagna che si immobilizzano quando i fanali delle nostre auto li scoprono, loro appartenenti a un altro mondo rispetto al nostro, no? Rimangono come sbigottiti. Cos'è questo che passa? La Roma firmata da Fellini è un appartenente a un altro mondo, a un altro tempo rispetto ai rombanti in veloce transito che siamo tutti quanti noi. Questa è la metafora probabilmente di questo finale immenso di Roma di Federico Fellini. Chiudiamo questo. Il film finisce così, senza titoli di coda, cioè noi umani in veloce transito ci perdiamo nel buio fuori porta della città, c'è proprio il passaggio, e la città resta, muta, si stratifica, va in rovina, ma addirittura lui narra di una città che, di cui anche le rovine continuano a permanere e a raccontare, no? Mentre noi, nulla. Ecco, questo rapporto qui, secondo me, dovrebbe donarci uno sguardo commovente sia sulle città e il mondo in generale, sia su noi stessi, perché in realtà questa fugacità nostra, nel momento in cui ne fossimo consapevoli appieno e riuscissimo a rispettare queste proporzioni e questi tempi molto diversi, ci renderebbe dei transitanti molto migliori. Di passaggio, come diceva il nostro amico Franco Battiato, che è passato come corpo, ma non come idee e pensieri, di passaggio, ma molto umanamente migliore. E quindi un passaggio che ha senso. Ecco, questa cosa qui il cinema tante volte l'ha raccontata in tanti modi, qui era chiarissimo metaforicamente, e per questo la serata si intitolava Le metafore abitate. La prossima volta noi cerchiamo di chiederci, ancora attraverso ulteriori città invisibili di Calvino e ulteriori ispezioni di cinema, cosa cambia, cosa succede quando invece che filmare città reali si filmano città costruite in uno studio cinematografico con fondali, o piuttosto che create in animazione o a computer. Cosa cambia? Cambia davvero tanto? Sì, cambia. Non certi modi di fondo, ma cambia, e questi cambiamenti sono fondamentali per noi, per accrescere la nostra capacità di vedere il racconto urbano che ci fanno i film e vedere anche le città che abitiamo con uno sguardo un pochino più attento e consapevole. Quindi il prossimo lunedì vediamo se ritornerò a parlare come parlo invece che a parlare come scrivo, e parleremo di strade di cartapesta partendo proprio dal far vedere visivamente in modo molto chiaro che cosa significa su un set cinematografico filmare una strada e dei passanti che si muovono.